al quartiere di Porta Crucifera con il vice rettore Luca Fragala, giovanissimo, prima esperienza in consiglio quest'anno, però stasera parliamo di un'iniziativa importante del quartiere di Porta Crucifera, che tra l'altro è in atto in questi giorni, è la scuola di Giostra, che nasce alcuni anni fa e Luca è uno degli autori di questa iniziativa. Sì, il progetto Scuole Giostre è partito nel 2015 con l'allora presidente del gruppo giovani, Giulia Galli, che insieme a tutto il gruppo giovani mi contattò una sera per buttare giù una serie di incontri dedicati al Saracino, alla Giostra del Saracino e in particolare al quartiere di Porta Crucifera. Da lì nacque l'idea del nome, nacquero questi quattro incontri e poi a seguire il successo fu da subito grande, quindi si decise di continuare questa iniziativa che ad oggi arriva a contare il quarto anno. Un'iniziativa che è partita con i giovani, con l'allora gruppo giovanile che è portata avanti in tutti questi anni e che sta riscuotendo un grandissimo successo. Qual è l'episodio o il ricordo più bello che hai del primo periodo, dell'inizio di questa storia così bella e importante? Senz'altro l'inizio, perché comunque dal niente creiamo subito un'organizzazione profonda. Andammo in tutti i quartieri, sera per sera, a contattare tutti i gruppi giovani degli altri quartieri e finimmo l'organizzazione organizzando questa conferenza stampa una mattina dove vennero tutte le televisioni, insomma, erano presenti anche le istituzioni, quindi quello fu poi l'inizio del successo. Un'altra persona che cura a scuola di Giostra è Giulia Basardi. Giulia, tu segui insieme agli altri ragazzi l'evolversi di questa bellissima iniziativa. Quest'anno è già iniziata e diciamo già a buon punto e abbiamo già riscontrato un grandissimo successo, vedi l'ultima serata che è successa con il ricordo di Ciuffino, ma non finisce qui a scuola di Giostra perché ancora ha altre iniziative. Qual è la prossima iniziativa di a scuola di Giostra? Esatto, a Scuola di Giostra di quest'anno finisce il 27 maggio con la giornata della famiglia. Questo è un format completamente diverso rispetto al classico format di a Scuola di Giostra usato anche negli anni passati perché abbiamo voluto fare un po' un finale in grande. E quindi ci troviamo al nostro campo prova Guido Raffaelli e dalla mattina alle 11 fino alla sera passiamo la giornata tutti insieme, proprio per questo chiamata Giornata della Famiglia, che racchiude sia grandi che piccini e di tutte le età. E quindi noi partiamo la mattina con la Santa Messa, poi ci sarà una caccia al tesoro per i bambini, intanto un aperitivo per i più grandi, dopodiché il pranzo tutti insieme e dopo i giochi per tutte le età che sono stati organizzati sia per grandi che piccini a squadre per stare così tutti insieme. E infine abbiamo la nostra giostra simulata con i nostri giostratori. E quindi racchiude un po' lo spirito della giostra, che è questa scuola che insegna ai più piccoli, che cos'è veramente la giostra del Saracino, e quindi perché non mettere insieme appunto i grandi e i più piccoli. Diciamo lo spirito di un quartiere, poi che in questa giornata è rappresentato tutta la vita e diciamo tutte le generazioni di un quartiere. Un format però, prima mi dicevi, che si evolve di anno in anno, quindi che modificate e date nuove idee, nuova linfa a questa iniziativa. Gli anni passati invece com'era il format? Ci sono stati format diversi rispetto a quello di quest'anno? Sì, perché praticamente inizialmente a Scuola di Giostra è nata con un format serale, la sera alle 21 ci trovavamo appunto nella nostra sede o quando abbiamo fatto la collaborazione con gli altri quattro quartieri nelle loro sedi e la sera dopo cena appunto con gli ospiti e video, racconti, aneddoti partiva a Scuola di Giostra. Questo è il format classico che abbiamo sempre utilizzato. Dopodiché è stato ampliato, come dite, anche per dargli un po' più di, come si può dire, un po' più di anche attrazioni, ecco, per cambiare un po' il ritmo di A Scuola di Giostra. Abbiamo introdotto delle visite guidate per la città e A Scuola di Giostra per i cittini, esclusivamente dedicate ai bambini più piccoli, con delle attività ludiche che però si portavano tutte alla giostra, le figure del mondo della giostra, non solo al quartiere di Porta Crucifera, ma proprio le figure che fanno parte della giostra del Saracino. E in questo modo abbiamo comunque fatto un percorso a 360 gradi al quale non ci aspettavamo, scusate,
di ottenere tutto questo successo, ma soprattutto di vedere partecipazioni sia dai grandi che dai più piccoli. E quindi è stata una cosa, insomma, molto emozionante e anche bello avere nuovi format e nuove idee ogni volta, ogni anno. Chissà che cosa ci aspetterà il prossimo. Riccardo Pastorini è un altro ragazzo che segue a scuola di Giosta del quartiere Porta Crucifera, quindi crea le iniziative insieme ai tuoi collaboratori. Tu mi dicevi che oltre a seguire il format di cui abbiamo parlato fino adesso, hai seguito in particolare anche quello che riguarda l'extra quartiere, perché a scuola di Giosta non si ferma solo dentro le mura del quartiere attraverso le serate, come abbiamo vissuto quella con il ricordo di Ciuffino, in passato con i giostratori di tutti e quattro i quartieri, ma anche fuori. Ci vuoi spiegare in cosa consiste? Sì, le visite guidate partono chiaramente per far conoscere ancora meglio le bellezze della nostra città, perché chiaramente abbiamo così tanto da offrire che molto spesso anche noi aretini stessi, diciamo, ci rinchiudiamo un po' troppo all'apparenza. E in questi anni abbiamo fatto molte uscite, ad esempio siamo andati a vedere il Palazzo Vescovile, l'Archivio di Stato, che è un altro bellissimo palazzo che solitamente viene un po' tralasciato a pochi. E poi siamo saliti sulla Torre del Comune, che ha una visuale splendida. Abbiamo visitato le altre sedi dei quartieri e poi altre che adesso sinceramente purtroppo non mi vengono in mente, perché sono state molte in questi 4 anni. Sono moltissime e molto partecipate, giusto? Assolutamente sì. Purtroppo l'unica pecca, scusate, se le fasce, diciamo, un po' più giovani, tipo la mia generazione, magari pecca un po' in queste uscite. Mi piacerebbe vedere una presenza più giovanile, oltre che le classiche fasce un attimino più grandi. Questa è l'occasione migliore per farlo. Quindi è un invito, sì, appunto, a tutti i ragazzi, a tutti gli aretini e non, di partecipare di più a queste uscite, perché insomma abbiamo una città meravigliosa e è giusto, insomma, conoscerla fino all'ultima pietra. Condivido. Mi dicevi che non siete solo voi che questa sera con cui facciamo questa chiacchierata a seguire queste iniziative importanti che durante tutto l'anno il quartiere Porta Crucifera fa, segue e porta avanti. Avete proprio un gruppo chiamato il Gruppo Cultura che segue tutte queste iniziative? Assolutamente sì. Dopo il primo anno di A Scuola di Giostra, che fu organizzato dal Comitato Giovanile dell'epoca, del quale facevo parte, dall'anno dopo ci si attivò con, diciamo, questi ragazzi che saranno un pochino più portati a questo aspetto della giostra, perché comunque la giostra è anche storia e cultura, anzi soprattutto quello, a parte i 2 giorni che chiaramente c'è la battaglia. E quindi con questa volontà si creò questa commissione cultura, nella quale non facciamo parte soltanto io, Luca e la Giulia, ma c'è anche la Giulia Galli, la Martina Andreucci, Thomas Cincinelli, Federico Secchi e Riccardo Pichi e altri, insomma, che comunque ci danno una mano, perché chiaramente in 4-5 tutto non si riesce a fare. Non ci si può ricordare, che comunque ringraziamo tutti per la disponibilità e per il lavoro che fate, sì, assolutamente, non solo sì, per il quartiere, ma anche per la città. Assolutamente. Grazie. Con il capitano di Porta Crucifera, Rodolfo Raffaelli, parliamo sempre di A Scuola di Giosta e non potevamo non parlare con il capitano della serata così bella, così importante, a cui abbiamo assistito in ricordo di Ciuffino. Sì, è stata una serata molto bella, a me mi ha fatto molto piacere che questi ragazzi continuino a ricordarsi del mio babbo, perché mio babbo sì, è stato parecchio nel quartiere, però non pensava e forse non ha mai pensato questa cosa qui, anche se io ero sempre di queste cose, che per i ragazzi gli faceva piacere che lui venisse al quartiere, che si facesse vedere. E fra l'altro, ricordando l'altra sera, ho detto che Luca Fragala, in un'occasione che riuscì a portare mio babbo al quartiere, la cena propiziatoria, gli si avvicinò e lo volle salutare e abbracciare, e questo gli fece molto piacere. E
rimasto sempre impresso il suo sguardo quando si rese conto che questi ragazzi ancora si ricordavano di lui benché fossero oltre 10 anni che lui non era più il capitano. Credo che aver vissuto la serata il ricordo di Ciuffino è impensabile, visto i ricordi degli ospiti, ma non solo gli ospiti che hanno partecipato alla serata, ma di tutte le persone che erano presenti. Ciuffino rimarrà una figura indelebile per l'eternità. Una soddisfazione in più per suo figlio, per la sua famiglia e credo per tutto il quartiere, perché è una figura amata non solo dal quartiere ma da tutta la città, perché la testimonianza che c'è stata la serata era proprio di tutta Rezzo. Sì, infatti devo dire la sincera verità che il mio babbo nei miei ricordi è sempre stato una persona rispettata da tutti come lui ha sempre rispettato tutti. Posso dire anche che lui è stato uno che al momento che finiva la giostra per lui si ritornava tutti amici, andava nei quartieri a fare i complimenti ai vincitori. Non è mai successo nelle scazzottate, ora non si fanno più, ma una volta si facevano quando ero ragazzo, me lo ricordo, che qualcuno si è avvicinato al mio babbo e gli abbia dato una spinta o gli abbia dato un colpo al viso. Mai, perché c'era questa forma di rispetto. Ciuffino era una persona che in piazza aveva quel carisma che nessuno è riuscito a scalfire. È rimasto anche l'altra sera, ne parlava Sergio Nasi, diceva che il suo carisma era così grande che tutti in piazza cercavano di guardare i suoi movimenti. Innocentina addirittura diceva che bastava che lui facesse il movimento che lui doveva capire qual era la manovra che stava studiando Ciuffino, perché lui era così. Il mio babbo era una cosa che era immediato, cioè non ci pensava sulle cose, lui le faceva come li venivano, le metteva in gioco. L'esempio più lampante è stato quello del 91, quando lui si è presentato alla magistratura e ha buttato la spada sopra la tavola. Lui in quell'occasione, visto che non riusciva a ottenere quello che gli era stato promesso, vedendo che gli altri gli davano tutti contro, si è presentato alla magistratura e ha detto fate voi, io questi ragazzi ora li racconto, io ne posso raccontare altro, pensateci voi. E queste sono le sue cose, e il fatto che nel 73 abbia fatto scendere da cavallo Zama, abbia dato il cavallo di Zama a Tavanelli perché lo riteneva più sicuro e più con facilità fare il punto. Erano cose che lui gli venivano così, non è che le studiava, erano immediate. Forse quello era il suo grande merito per quello che abbiamo riportato nel nostro quartiere. Io penso che è stata una figura veramente che verrà ricordata per l'eternità nella figura della giostra del Saracino. E concludendo possiamo dire che ben venga questa iniziativa del quartiere Porta Crucifera, dove c'è la testimonianza storica di quella che è stata la giostra del Saracino. Sì, questi ragazzi sono favolosi perché io ho partecipato sin dal 2015. Loro sono partiti iniziando col Chericoni, che era l'Araldo, allora Gianfranco, e facendogli raccontare degli aneddoti e parlando di giostra. Hanno continuato con i costumi, hanno continuato sempre a parlare di giostra per far conoscere questa manifestazione che forse alcuni aretini manco sanno che conoscono un po'. Sì. Bene, grazie al capitano. Grazie a voi.